Ciao a tutte, nuovo video haul cosmeticoso barra make-uposo. Ho fatto qualche acquisto tra Tigotà DM e un ordinino su Maki Beauty. Comincio facendovi vedere gli acquisti che ho fatto da Tigotà con gli sconti che c'erano sul coupon all'interno del volantino del mese di gennaio. Dunque, tra gli sconti c'era la possibilità di acquistare i prodotti delle Driadi con il 30% di sconto, ovviamente ce n'era uno di codice sconto, quindi per un prodotto, e io ho voluto prendere questa crema mani velluto della linea Argan & Argan, che tra l'altro sto già usando perché l'avevo acquistata in passato, mi era piaciuta molto e siccome ho finito la crema mani, quella di Bioficina Toscana, appunto l'ho comprata. E non ho qui lo scontrino perché sono acquisti che ho fatto in due diverse tranche, comunque mi sembra che il prezzo iniziale sia di 6 euro e rotti con il 30% di sconto. E poi 30% di sconto anche su un prodotto di make up. Avevo chiesto a voi sulle stories di Instagram di consigliarmi un mascara. Allora, tante di voi hanno votato per i mascara di Pupa, che sono in assoluto quelli che hanno ricevuto più segnalazioni da parte vostra, e quindi il Pupa Vamp, l'Extreme e varie ed eventuali, però sono mascara che io in passato ho già provato, quantomeno mi ricordo sicuramente di aver usato il Pupa Vamp, quello tradizionale, e quello Extreme, se non mi sbaglio, poi so che ne sono venuti fuori degli altri, però volevo provare qualcosa di nuovo per appunto approfittare dello sconto del 30%. La seconda marca più votata è stata Maybelline e mi avete consigliato in tante questo mascara che si chiama Ciglia Sensazionali, praticamente Lash Sensational, ecco, c'è scritto sia in inglese che in italiano, ed è il mascara che ho anche su oggi. Devo dire che mi piace veramente tantissimo. Questo a prezzo pieno, diciamo a prezzo iniziale, costava sugli 11 euro e qualcosa, pagato quindi come prezzo finale 8 euro e rotti. Questo è il suo scovolino che mi piace un sacco perché ha tantissimi dentini che pettinano molto bene le ciglia. È una formula piuttosto fluida per cui non fa grumi e fa un bel effetto molto nero, molto volume e appunto di ciglia belle separate, pettinate. Mi ricorda vagamente l'effetto del mascara, perché anche secondo me gli scovolini un po' si somigliano, e il mascara L'Oreal ciglia tipo ali di farfalla, una roba del genere. Anche questo ho provato in passato che mi era piaciuto anche quello tantissimo, e quindi niente, anche questo assolutamente approvatissimo, e vi ringrazio perché appunto la segnalazione è arrivata da voi. Poi due sconti del 20% su prodotti di igiene e cura della persona, e io ho acquistato tinta per i capelli, e ultimamente sto usando questa qui della Garnier, della linea Olia, il 5.5 Mogano, che è anche il colore che mi vedete sui capelli. E questa costa intorno agli 8 euro e qualcosa, quindi con il 20% di sconto. E poi sempre per i capelli ho voluto prendere questa spazzola piatta per fare questo tipo di piega che vedete qui. Io oggi, siccome questa è ancora, come vedete, impacchettata ed è della marca Got Beauty, questa piega qui oggi l'ho fatta semplicemente con il phon. Però se uso solo il phon, e io di solito lo uso sempre alla massima velocità per asciugare i capelli in fretta, e non uso contemporaneamente anche una spazzola o un pettine, alla fine dell'asciugatura mi trovo sì più o meno la piega fatta come vedete, però mi trovo i capelli anche contemporaneamente tutti annodati, perché appunto il phon li fa, essendo i miei capelli molto sottili, li fa annodare tutti quanti, per cui quando poi devo andare a pettinarli me ne tiro via la metà. E quindi per fare una piega di questo tipo, quindi con il ciuffo molto liscio
diciamo, auspicabile usare questo tipo di spazzola. Questa qui a prezzo pieno costava intorno ai 10 euro, appunto con il 20% di sconto. Ultimo acquisto per il momento che ho fatto da Tigotà è un acquisto di detergenti per la casa, perché c'è il 20% appunto su due prodotti anche per la pulizia della casa. E intanto ho preso questa ricarica di detersivo per lavatrice della Chantecler Vert. E ho intenzione di spendere l'ultimo buono appunto del 20% per comprare le goccine per profumare la biancheria, quindi da mettere nella lavatrice. Passiamo quindi agli acquisti fatti al DM, stavolta a Udine, perché siamo stati a Udine per festeggiare il compleanno di mia mamma lo scorso fine settimana. E allora al DM ho acquistato alcune riconferme, tra cui questa, che metto in scorta perché è la mia crema mani invernale preferita, e siccome quella che sto usando la sta usando anche Matteo, perché come vi ho detto in inverno le sue mani si rovinano proprio per il freddo, quindi la sera la sta mettendo anche lui. Ovviamente durerà meno e quindi ne ho voluta provare, cioè provare, ne ho voluta prendere un'altra. E questa è sempre quella con melograno e burro di karité, di cui vi ho già parlato, ve l'ho anche messa nel video top cosmesi e makeup del 2018. Poi altra riconferma e altro prodotto che andrà in scorta, lo scrub di Organic Shop al cacao, sapete che è uno dei miei preferiti in assoluto. Altra riconferma, anche se poi nel frattempo ha cambiato nome e numero, comunque è un rossettino della Essence e sono al terzo finito, quindi quello che ho in borsa, che di solito uso per uscire come rossetto passepartout, che uso molto spesso anche per lavoro, diciamo. È praticamente la versione identica a questo qui, che adesso si chiama Ultra Last 07, ma è sempre lui, insomma, quello che ho in borsa ha il bollino che non si legge neanche più, cioè l'etichetta, insomma, non si legge neanche più. Comunque è un rossettino molto discreto, è un nude leggermente sheer, anche vedete, non è un colore proprio pieno pienissimo. Però questo è il classico colore My Lips But Better. E, appunto, sto finendo già il terzo, perché questo è un rossetto che da quando l'ho scoperto lo compro e lo ricompro. Ce n'è proprio tanto così nel bullet che appunto sto esaurendo per la terza volta, e quindi ovviamente l'ho ricomprato. Passiamo invece adesso alle novità, quindi i prodotti che ho comprato al DM che però non ho mai provato in precedenza, come ad esempio questo burro cacao alla calendula, costato la bellezza di 99 centesimi. Ecco, qui non vi ho detto i prezzi, però vabbè, sapete che al DM costa tutto abbastanza poco, soprattutto di alcune marche. Poi sempre di Al verde ho voluto provare a prendere questo sapone mani con oliva e arancia, olio d'oliva e arancia, perché mi sono un po' stufata di usare sempre solo il detergente, quello viso e mani della Ecos, e quindi per cambiare ogni tanto ho preso sia questo di Al Verde che anche questo di Organic Shop. Sono affezionata ai melograni e quindi questo è con melograno e patchouli. Questo è da mezzo litro. Questo qui di Al Verde invece è da 300 ml. Altro prodotto preso al DM e mai provato prima, questo balsamo per capelli della PH Bio. Io l'ho preso nella versione al timo per capelli grassi e con forfora. Proverò e vi farò sapere se voi l'avete già provato o se ne avete provati altri di questa marca. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Visto che quando sono andata al DM c'era con me anche Matteo, ha fatto un paio di acquisti anche lui, cosa del tutto miracolosa. E ha comprato due prodotti della Balea per viso e barba, e in particolare ha preso questo gel barba e viso 2 in 1 con acido ialuronico, che dovrebbe essere un gel idratante. Chissà mai che comincia anche lui ad usare qualcosa sul viso, staremo a vedere. E poi, sempre della Balea, ha preso questa crema modellante 2 in 1 barba e capelli, che dovrebbe essere tipo gel, credo, o comunque qualcosa del genere, per appunto modellare barba e capelli. Veramente sono rimasta assolutamente stupita. Veniamo infine all'acquisto che ho fatto su Maki Beauty. Dunque, tutto è partito da questo, e cioè uno dei sieri con retinoidi,
della The Ordinary, questo è quello con il 5% di concentrazione, è un sito è un siero senza acqua, quindi è dalla consistenza leggermente oleosa, sono 30 ml, costo intorno ai 13 euro più o meno. Poi volevo però anche un siero a base acquosa, possibilmente con acido ialuronico, quindi sono andata un po' in cerca e ho fatto questa bella scoperta di questa marca qui che si chiama Beauty Concept, però si chiama anche You Are the Princess, non so bene quale delle due sia, qui c'è la coroncina appunto della principessa. E vi sto parlando appunto di questo Hyaluronic Acid Serum, mazza la pronuncia, che ho trovato essere un siero molto valido anche dal punto di vista dell'INCI, perché non contiene nessuna schifezza, quindi né petrolati né siliconi, niente di tutto ciò, quindi assolutamente ottima scoperta. Questo costava intorno ai 30 euro più o meno. Visto che ero vicina ai 50 euro per avere le spese di spedizione gratis, ci ho messo dentro anche un altro prodotto, ma ho cannato la scelta perché volevo acquistare il fondotinta di Catrice, l'HD Liquid Coverage, mi pare che si chiami, nella colorazione più chiara rispetto a quella che ho io. Io ho la 030, volevo la 020. Bene, ho acquistato la 020, ma di un fondotinta diverso. Io non sapevo che la Catrice avesse fatto anche questa versione, che è l'HD Liquid Radiance. Io ovviamente voglio un finish matte, che è quell'altro, e niente, quindi ho cannato completamente la tipologia di fondotinta, però ho comprato la colorazione giusta, cioè la 020. Mannaggia. E provato sul dorso della mano, questo fondotinta mi sembra assolutamente troppo giallo, addirittura quasi arancione. E magari domani lo provo e poi vi faccio sapere, ma mi sa che questo dovrò regalarlo perché ho proprio cannato l'acquisto. Mannaggia me. Bene, questi erano tutti i miei acquisti cosmetici e make-upposi del periodo. Fatemi sapere se avete approfittato anche voi degli sconti da Tigotà ed eventualmente che cosa avete acquistato. Fatemi sapere anche se avete provato dei prodotti della The Ordinary ed eventualmente quali avete provato. In particolar modo sono incuriosita dal fondotinta, e nel caso per me sarebbe quello coprente, non tanto quello in versione siero. Però insomma, in ogni caso, aspetto i vostri commenti qui sotto. Io per il momento vi saluto, vi ringrazio per aver guardato anche questo video e se volete ci vediamo alla prossima. Ciao!